Cerchiamo di fare insieme chiarezza su quelle che sono state le tecniche di manipolazione di massa usate da Fedez in occasione del concerto del 1º maggio. Innanzitutto introduciamo il concetto della legge Zan, che è una legge che spacca la società in due. Quindi, anche se vogliono farvi credere che si tratti di una legge a cui si oppone uno sparuto gruppetto di estremisti, in realtà c'è chi la chiede, pensando che sia uno strumento utile contro i reati di omotransfobia, e c'è invece chi la ostacola ritenendola una legge che limita la libertà di espressione e di tutela della famiglia tradizionale. Infatti, questa legge, con la modifica dell'articolo 604 bis del codice penale, introduce per la prima volta il reato di istigazione alla discriminazione che di fatto rende passibile di denuncia chiunque sostenga delle idee sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere che altri potrebbero definire discriminatorie. Facciamo qualche esempio. Esprimo delle idee a favore della tutela della famiglia tradizionale. Le mie idee e i miei valori potrebbero risultare un incitamento a discriminare chi invece ha una visione diversa del concetto di famiglia. Oppure potrei trovarmi a discutere pubblicamente durante un comizio dell'importanza del ruolo della figura del padre e della madre per la crescita di un figlio. E qualcuno potrebbe considerare le mie parole come un incitamento contro le adozioni gay e quindi come una istigazione verso gli omosessuali. In entrambi gli esempi che ho citato, sarei passibile di denuncia penale e di eventuale condanna al carcere semplicemente per aver espresso delle mie idee, pur senza aver insultato nessuno e pur non avendo mai minimamente pensato di fare violenza a qualcuno, eppur essendo d'accordo sul fatto che per i reati che riguardano determinate categorie le pene vadano inasprite. Le posizioni di chi è pro e di chi è contro questa legge potrebbero entrambe risultare legittime, come tutte le posizioni assunte in buona fede, magari senza avere la dovuta informazione. In questi mesi, infatti, migliaia di persone hanno manifestato in buona fede a favore della legge Zan, così come migliaia di persone, sempre a fin di bene, hanno manifestato con donne e bambini in favore della libertà di espressione e della tutela della famiglia tradizionale, quindi contro l'approvazione di questa legge. Tutto ciò che andrebbe fatto è far emergere i punti comuni tra le due posizioni contrapposte in modo da poter arrivare ad una sintesi che possa cancellare le preoccupazioni di entrambe le categorie. Chi ha avuto modo di confrontarsi a lungo con gli esponenti favorevoli e contrari alla legge Zan sa bene che questo punto comune esiste già e riguarda la necessità di tutelare maggiormente le categorie che sono più esposte alle discriminazioni e soggette ad aggressioni fisiche e verbali, introducendo delle aggravanti che fungano da deterrente per questi specifici reati, senza però introdurre reati di opinione che si prestano a strumentalizzazioni, a libere interpretazioni anche a scopo politico per punire partiti o movimenti più conservatori. Come hanno fatto allora a creare una spaccatura apparentemente insanabile tra due categorie che sostanzialmente richiedono entrambe di poter tutelare la propria legittima libertà di espressione senza insultare o aggredire l'altro? Molto semplice, hanno azzerato il confronto manipolando il dibattito e rendendolo a senso unico. Sui media e sui social siamo bombardati tutti i giorni di trasmissioni
o di testimonial VIP in favore del sì alla legge, mentre vengono messi continuamente alla gogna i sostenitori del no. Per esempio, il 90% dei favorevoli alla legge Zan non conosce, non ha letto o non ha mai sentito parlare in TV della modifica dell'articolo 604 che introduce il reato di istigazione alla discriminazione e quindi ignora totalmente le conseguenze che un reato di opinione punibile penalmente possa avere sulla società. In un intervento radio, in tempi non sospetti, proprio io lamentavo in passato di aver assistito ad una puntata del Maurizio Costanzo Show in cui si dibatteva sulla legge Zan, ma con 12 ospiti, tutti a favore del sì alla legge. Vi basterà fare una semplice ricerca su internet delle immagini, delle manifestazioni contro la legge Zan e troverete una miriade di cortei, di flash mob, di iniziative che sono state portate avanti dalla società civile e totalmente ignorate dai media. Ma se fino a qualche giorno fa gli oppositori della legge venivano semplicemente oscurati, il cambio di passo avvenuto in occasione del concerto del 1° maggio e strumentalizzando la popolarità del rapper Fedez è davvero vergognoso. Nulla è stato improvvisato, nulla è stato lasciato al caso. Ogni parola che Fedez ha accuratamente letto e ogni azione è stata scientemente organizzata al fine della propaganda, un esercizio di ingegneria sociale in piena regola. Le tecniche di manipolazione di massa che sono state usate potrebbero ad occhio nudo sfuggire ai più distratti, ma di certo non sfuggono agli addetti ai lavori. Cerchiamo allora di ricostruire insieme quanto accaduto. Accendiamo un riflettore su come queste tecniche abbiano inciso sulla percezione delle persone. Solo in questo modo la verità potrà rappresentare lo schiocco delle dita davanti agli occhi dell'ipnotizzato. Cominciamo allora a capire quali fossero gli obiettivi e poi vedremo come sono stati raggiunti. Il primo obiettivo: trasformare il messaggio di apertura di un concerto musicale che catalizzava l'attenzione mediatica in un comizio politico per propagandare un pensiero unico, senza contraddittorio, con l'obiettivo di creare nella percezione degli italiani il mostro contro cui opporsi, che doveva essere impersonificato in questa situazione nella figura degli oppositori alla legge Zan. Il secondo obiettivo era quello di rafforzare quel sentimento di ostilità nei confronti del nuovo mostro, facendo credere che ci fosse stato un tentativo di censura da parte dei vertici Rai. A quel punto, signori, entra in gioco la figura del supereroe Fedez, chiamato a combattere contro il bavaglio con un esemplare esercizio di democrazia per rendere finalmente giustizia alla verità. Ma è andata veramente così? Analizziamolo insieme. Nella prima parte del suo discorso Fedez parla della necessità di tutelare la categoria dei lavoratori del mondo dello spettacolo, una categoria in crisi profonda a causa delle conseguenze della pandemia. Fedez addirittura bacchetta Mario Draghi chiamandolo semplicemente Mario per non aver dato a quella categoria il giusto sostegno rispetto ad altre più tutelate. Un discorso che a dire il vero non fa una piega, anzi tirando in ballo i lavoratori, anche se di un comparto specifico, durante le celebrazioni del 1° maggio può essere sicuramente considerato un argomento che giustifichi la parentesi politica in occasione di un concerto. Ed infatti, a detta dello stesso Fedez, su questa prima parte del discorso non ha avuto alcuna obiezione da parte dei vertici Rai,
ma passiamo ad ascoltare insieme il discorso incriminato che invece la RAI ha definito poco opportuno. Vorrei decantarvi un po' dei loro aforismi, se posso. Se avessi un figlio gay, lo brucerei nel forno. Giovanni De Paoli, consigliere regionale Lega Liguria. I gay che inizino a comportarsi come tutte le persone normali. Alessandro Rinaldi, consigliere per la Lega Reggio Emilia. Gay vittime di aberrazioni della natura. Luca Lepore e Massimiliano Bastioni, consiglieri regionali leghisti. Questa l'hanno scritta insieme, chissà da soli cosa potevano partorire. I gay sono una sciagura per la riproduzione e la conservazione della specie. Alberto Zelger, consigliere comunale della Lega Nord a Verona. Il matrimonio gay porta all'estinzione della razza. Stella Corosceva, candidata leghista. L'ultima è quella che ha anche un tocco di fantasy dentro. Fanno le iniezioni ai bambini per farli diventare gay. Candidata della Lega, Giuliana Livigni. Come avrete sentito, inizia così il gioco sporco, ossia instillare nella percezione della gente alcune idee ben precise. La prima è far credere che chi si oppone alla legge Zan sia prevalentemente un leghista, anche se sappiamo bene che invece a questa legge nel paese c'è un'opposizione trasversale che riguarda tutta la società civile. La seconda è la volontà di alterare la percezione del pubblico citando frasi vergognose dell'estremista di turno affinché la parte politica che si oppone a questo DDL risulti formata da chi i gay li brucerebbe in un forno. Terzo punto, il più subdolo ma il più efficace di tutti, è quello che per associazione fa credere a tutti che gli oppositori alla legge Zan siano allineati con quel pensiero estremo. Sintetizzando il messaggio che hanno voluto far passare, o sostieni la legge Zan o sostieni chi vorrebbe eliminare i gay. Operazione riuscita. Ma Fedez e chi per lui aveva pensato davvero a tutti e quindi hanno organizzato anche la trappola per i vertici Rai con tanto di registrazione. Hanno infatti inviato un discorso la cui parte finale era di fatto irricevibile in quel contesto perché fuori luogo e fuorviante. Metteva infatti al centro, su un palco di tale prestigio, i deliri di singoli personaggi che non possono che rispondere solo a se stessi. Quindi era ovvio ed era prevedibile che arrivasse l'obiezione della Rai. Per questo, dalla parte di Fedez, erano tutti pronti per la registrazione, per poi cavalcare il tema della censura e della libertà di espressione negata, che gli avrebbe fatto fare definitivamente breccia nel cuore e nella mente del pubblico. Apriamo un attimo una parentesi sulla Rai, perché chi vi scrive è uno dei giornalisti barra scrittori che più di tutti ha subito censure in questi anni. Le mie proteste si sono svolte spesso proprio fuori alle sedi Rai. Le mie inchieste hanno più volte tirato in ballo proprio i vertici della Rai, denunciando per esempio il conflitto di interessi tra chi ha scelto di fare una carriera da lobbista e chi è poi diventato presidente della TV di Stato. Quindi sono la persona a cui meno di tutti si può imputare di difendere i vertici Rai. Ma detto questo, devo anche dire che se avessi ricoperto il ruolo di chi il 1º maggio ha ricevuto il discorso di Fedez, io lo avrei a mia volta definito inopportuno e inadeguato, esattamente come ripetuto dalla vice direttrice di Rai 3, che ha risposto a Fedez al telefono e che lo ascoltiamo adesso insieme, non parla mai di censura, ma semplicemente parla di un discorso inopportuno in quel contesto, ossia inopportuno per aprire un concerto musicale nel giorno della festa dei lavoratori. Ascoltiamolo insieme. Fedez, mi scusi, sono Ilaria Capitani, vice direttore di Rai 3. La Rai non ha proprio
alcuna censura da fare, ci tengo a sottolinearle che la RAI non ha assolutamente una censura, ok? Non è questo. Dopodiché io ritengo inopportuno il contesto, ma questo è una cosa sua. In quello specifico contesto, quella parte del discorso di Fedez era davvero irricevibile perché non attinente all'evento in corso e non si può pensare di usare il palco del concerto del 1° maggio per elencare i deliri di singoli estremisti, soprattutto se l'intenzione è di far credere che quelle vergognose parole, che quelle vergognose affermazioni siano il sunto del pensiero di un'intera parte politica o ancor peggio delle migliaia di persone della società civile che si oppongono a quel DDL e che su quel palco non erano rappresentate. Questo è servizio pubblico e purtroppo tu puoi dire tutto quello che vuoi, però a questo punto dovresti avere anche le persone che citi all'interno del tuo discorso, le quali potrebbero difendersi. Signori, è come se qualcuno volesse far credere che tutti i rapper sono degli omofobi semplicemente citando le parole di alcune canzoni proprio di Fedez, in cui parlava del suo odio represso verso tutte le persone gay. Morale della favola, proprio quelli che stanno propagandando ed appoggiando una legge che di fatto annichilisce, radia al suolo la libera espressione, rendendola addirittura passibile di un reato penale, sono oggi percepiti dalla gente e dall'opinione pubblica come i supereroi che combattono per tutelarla. Permettetemi una standing ovation, operazione davvero esemplare.